Sur questa settimana è sulla zona morta europea, il solito posto, Baia Tortuosa. Non sbagliate mai, perché lui è qui vicino al dirupo, anzi che qualcuno prima o poi lo spinga di sotto, accanto alla navicella dei caduti, e questa settimana vende il prospettore. Escavazione. Premi il tasto sinistro del mouse, il vostro trigger, lancia granate, rilascia per far detonare simultaneamente tutte quelle attive. Le granate si attaccano alle superfici e incendiano i bersagli, quindi potete scaricare tutto il caricatore su un bersaglio e poi farle esplodere tutte insieme. E in più naturalmente c'è anche sistema di autofuoco e vabbè, i vari perk eccetera eccetera. Un'arma che... c'è stato un momento in cui... qual era, regà? La stagione di Galran, no? Che si poteva usare il prospettore se non si aveva lo sciame. Ecco, poi naturalmente pian pianino l'hanno nerfati, lanciagranate anche quelli pesanti. E quindi questo, insomma, è finito un po'... non è malvagissimo, però ecco, non so, a parte forse usarlo in crogiolo neanche, perché... poca roba, però è bello. Però è bello. Quindi se vi piace il prospettore, compratelo. Corona del guscio. Un buon pezzo per il cacciatore. Schivare fornisce una piccola quantità di salute e di scudo. Quindi questa roba qui vi permette di aggiungere un po' di sopravvivenza alle vostre build, se vi serve. Potete usarlo in crogiolo, in PvE, quello che vi pare. Se non vi sentite sicuri, vi mettete sto casco e nell'eventualità che state per morire fate una bella schivata e siete a posto. Le stats, la buona mobilità, un buon intelletto. Se avete build, che ne so, mobilità intelletto, ci può pure stare, 15-15 è buono. Con il caccia mobilità va bene. Io quel recupero 7 è proprio basso, raga. Recupero 7 è basso, però non è brutto. Non è brutto, raga. Ci sono stati caschi e roll peggiori. Quindi questo qui, in teoria, se vi manca o avete roll più brutti di questo, potete prenderlo. MK44 fate largo, titano. Fornisce uno scudo aggiuntivo quando si scatta con la salute piena e con assalto sismico, martellante e travolgente attiva dei caricati. Colpi con queste abilità ricaricano una parte dell'energia del corpo a corpo. Quindi funziona come il casco ad arco del titano, l'elmo indistruttibile, che ve lo ricarica tutto. Questo qui ve lo ricarica in parte, però funziona con tutte quante le sottoclassi. Quindi diciamo che è una specie di esotica generica, molto simile all'elmo, ma che fondamentalmente serve veramente molto molto a poco, raga. Hanno bisogno di un rework, Banshee. Rework, grazie. Ah, le stats. Stats, mobilità, disciplina. Disciplina 18, buono. Mobilità, titano, no. Quindi neanche con le stats, secondo me, ci siamo troppo. Elmo di Felwinter. Guardavo le stats, 14-16 disciplina, ma disciplina non è malvagissima. Le uccisioni corpo a corpo da vuoto ad arco e solari creano una raffica di energia che indebolisce i nemici vicini. Mosse finali e uccisioni contro nemici più potenti aumentano l'ampiezza della raffica e la durata dell'effetto indebolente. Questo l'avevamo già visto in passato, è un'esotica molto situazionale che si usa e si dovrebbe usare quando dall'altra parte c'è un contenuto che ci permette di uccidere i mob piccoletti col corpo a corpo, perché altrimenti diventa ingestibile e inutile. Quindi se fate contenuti un po' più tranquilli, che ne so, i campi di battaglia per esempio in questa season, o gli assalti o la roba della playlist, o volendo anche in azzardo, mi mettete sto casco e indebolite i nemici vicini. Funzionano un po' come le necrotiche, però non hanno l'effetto di fare danno, ma fanno l'effetto di far ricevere più danno. Si può usare. Non è che fa schifo. Però, come al solito, raga, insomma, ci sono... sono poche poi alla fine le esotiche, quelle che sono mainstream, diciamo così, per tutte le classi. Questa non fa parte di quelle per la strega, però non fa neanche schifo. Direi che il pezzo da prendere in assoluto in questo Xur è sicuramente la corona del guscio, raga. Le stazze non sono granché, ma è sicuramente l'esotica migliore che oggi vende Xur. No?